Ciao bambini, oggi sono venuta a fare una passeggiata in campagna e mi sono fermata a guardare questo bellissimo campo di grano pieno di spighe gialle che il sole ha fatto maturare. Vi voglio raccontare la storia del chicco di grano. C'era una volta un semino che stava dentro un sacco insieme a tanti suoi amici. In autunno il contadino mette i semini sottoterra. In inverno i semini dormivano e la pioggia li bagnava e così hanno messo le radici. Poi la pioggia e il sole della primavera li hanno fatti crescere sempre di più e sono spuntate le spighe verdi. Il sole dell'estate poi fa maturare le spighe e le fa diventare gialle e piene di chicchi, proprio come queste. Guardiamo com'è fatta la spiga. Ah, un gambo lungo, le foglie, poi tanti chicchi e ciuffetti ed è tutta gialla. Ho anche disegnato un campo di grano. Disegnatelo anche voi. Fate tante spighe di grano gialle con il gambo lungo, le foglie, i chicchi e i ciuffetti. Le potete fare con la tempera gialla e il anche il sole potete fare con il dito, poi la terra e il cielo con una spunta. Aspetto i vostri bellissimi disegni e se potete andate a fare una passeggiata in campagna, così anche voi potete vedere i campi di grano così belli e luminosi. Un bacio!